Buongiorno a te Giovanni, è un po' di tempo che ci vediamo in eventi di trading, ne Sì, abbiamo fatti tanti, ma è tanto che tantissimi. non facciamo le interviste. Madonna, ti ricordi quell'intervista sulla paura, quando Sì. tu dicevi compri sempre la paura. È vero. Intanto, secondo te è cambiato o rimane tutto uguale? Cioè, rimane tutto uguale a se stesso? Cambiamo tutto. È cambiato tutto? È cambiata la percezione che le persone hanno nei confronti del tempo. Cioè, tu entri in posizione e non sopporti più che la posizione non vada inutile subito. È cambiata la percezione degli eventi, per cui la gente dice: le borse salgono i tassi e salgono, le borse scendono i tassi e Salgono lo salgono. E stesso. allora com'è sta storia di questo mercato? E allora non si può stare in questo mercato, era tutto manipolato e che schifo. E c'è molta più intolleranza alla fluttuazione degli eventi, meno pazienza, e tutti vogliamo essere soddisfatti alla svelta. Come le app, Male. come le app. Diciamo tutti un'app vivente. Senti, le cripto hanno arricchito questo mondo o l'hanno deteriorato? E secondo te, ecco, è stato anche il settore finanziario tradizionale ha contribuito, cioè ha favorito con tutte queste regole, Tobin tax, regole di qua, regole di là, eccetera. Tassazione al 26%, perché ricordiamo che all'inizio sulle cripto non si pagavano le tasse. Però innanzitutto, ecco, prima, andiamo per gradi, così accompagniamo per mano chi ci ascolta. Secondo te le cripto hanno aiutato questo mondo, il mondo del trading, non degli investimenti, o l'hanno deteriorato? Secondo me dovrebbero aiutarlo, però ancora questo aiuto più di tanto non si vede, perché cioè la maggioranza delle persone che sono anche a un evento come questo non credo siano, guardando l'età, investitori in cripto. Cripto è qualcosa o per specialisti o per fuffa marketing, per influencer, Dubai, cavoli, frazzi e mazzi, e per giovani. Ma le persone di una certa età ancora le cripto guardano Mediobanca, Intesa, altre situazioni, eccetera, eccetera. Dal punto di vista dell'analisi grafica e tecnica, le cripto, fermiamoci però al Bitcoin, perché c'è il Bitcoin che è una cosa e il resto del mondo di cripto è un'altra. È molto bello da vedere ed è molto istruttivo ed è anche un ottimo strumento. Gli spread sono ancora molto larghi. Gli strumenti finanziari CFD sono cari, gli ETF sono ancora giovani. È un mondo ancora, i wallet, e tanto qualcuno sparisce, è un mercato ancora immaturo, però sicuramente non è il mercato del passato, ma è un mercato del futuro. Credo che per ora il matrimonio fra mondo del trading e dell'investimento e del cripto non ci sia, però sono convinto che farebbe bene invece che ci fosse. E è che chiaramente gli interessi della grande finanza, o la grande finanza riesce a mettere mano, come ha fatto con gli ETF sul mondo cripto e lo ingloba, altrimenti finché saranno due cose separate, saranno due cose sempre un po' separate, quindi si guarderanno a distanza, si rispetteranno nella misura in cui, ma per adesso è ancora un mercato acerbo. Il futuro però credo che vada in una direzione diversa da quella. Allora, io il mio ce l'ho messo. Tipo Parliamo del ricambio il generazionale. ricambio generazionale. Ah, io il mio ce l'ho messo, cioè lui conosci, ci conosciamo bene. Cioè, ci ho provato cioè, io sento la necessità di un ricambio Mi vuoi generazionale. mandare in pensione No, prima del la tempo? rottamazione, no. Però pensai, la senti pure tu l'esigenza di confrontarti anche con persone che hanno di un'altra generazione con la quale confrontarsi. Cioè, a me come conduttore, giornalista finanziario, mi piacerebbe salire sul palco e che ne so, fare un duetto con un conduttore di finanza più giovane, però sto ricambio generazionale, è inutile Non dirlo, c'è, non c'è, non c'è, non c'è. non c'è, perché noi vecchi Però siamo tu sei un attaccati. attento osservatore e non puoi rispondermi non c'è e basta. Io da te voglio sapere qualcosa di più. Noi vecchi siamo attaccati alla poltrona. I Ok. giovani però sono Però presunti. noi l'abbiamo cercato di dare lo I spazio. giovani sono presuntuosi, però quello che hanno i giovani oggi sono molto più intelligenti di noi, molti sono anche parecchio preparati, però tanti sono presuntuosi.
E questo secondo te limita, noi certo, avevamo un approccio diverso. Noi, quando io ho cominciato a fare training, era il 2006, e quindi avevo 47 anni, mi ricordo, tanto siamo conosciuti in quegli anni lì, che io venivo alle manifestazioni, parlavo con Biocchi, Introvido, quelli che erano i famosi dell'epoca, con un rispetto incredibile, c'era un rispetto pazzesco. Oggi con i social tu fai dei webinar, fai degli interventi, fai più visualizzazioni di me, quindi... No, ma non è visualizzazione, e ti trovi costretto a trovare gente che ti dice, scusami, a me è capitato con un webinar il mese scorso, lapidare vaffanculo sotto i discorsi, dici, dimmi cosa ne pensi di questo titolo. Ok, tu li blocchi, li mandi via, ma tu capisci che non c'è più quel rispetto nei confronti di gente comunque da 40 anni sul pezzo e qualche cosa dimostra. Cosa potremmo fare noi per favorire questo ricambio generazionale? Non lo so, bisognerebbe fra i giovani... Che ripeto, attenzione, non è dire noi è in pensione, cioè la pensione... No, è dire volersi confrontare, anche perché noi poi abbiamo portato qualcosa di nuovo alla finanza. La finanza, quando siamo arrivati noi, non era questo, era qualcosa di diverso. Quindi le nuove generazioni portano qualcosa di nuovo, però se io non le vedo proprio, cioè non riescono, oppure entrano in maniera a gamba tesa, nelle nuove generazioni di ragazzi che si occupano di trading e di finanza, è preponderante l'aspetto di influencer marketing, cioè hanno siti e canali YouTube con decine di migliaia di visualizzazioni di iscritti. Poi il palco non lo reggono. Ma non sarebbero capaci di andare su un palco, perché su un palco non puoi raccontare quello che fai in un video montato ad arte. Su un palco è live, buona la prima, se c'è la stecca si sente. E saper stare su un palco e saper comunicare con le persone e saper comunicare offrendo anche dei contenuti che facciano sì che la gente si alzi e dica quest'ora di tempo ne valsa la pena, non è una cosa che possono fare tutti, possono farle le persone che tu conosci bene, escluso il sottoscritto, che hanno comunque quell'esperienza tale per cui quando parlano e stai ascoltare sicuramente ne esce arricchito. Ma ci sono ragazzi oggi che hanno siti di finanza, ma soprattutto canali Telegram e tutto il resto, che sono pazzeschi, però se vado a vedere i contenuti io dico sinceramente gira vuoto. Raccontami qualche cosa che non so, perché ti posso garantire che mazzo alle 6 della mattina leggo 5 newsletter al giorno, però leggo newsletter scritte da persone che hanno comunque quell'esperienza di sale trading, di gestore eccetera eccetera, per i quali capisco delle cose che non posso chiedere a un giovane che mi spieghi cos'è il surprise index e perché ieri, quando sono usciti i dati dell'inflazione americana, il surprise index ha fatto vedere che sono 4 mesi che la media mobile delle sorprese a ribasso sui dati macro sta scendendo, perché questo ci avvicina allo switch dell'inflazione e tassi interesse. Questo è che io voglio sapere, se voglio investire dei soldi da un giovane come questi. Non mi far fare nomi perché non sarei corretto, ma cosa trovo? Trovo semplicemente annunci e clickbait, video che promettono di dire adesso il mercato crolla, adesso il mercato sale, e poi li vado anche a vedere e dico ma cosa stai dicendo? Ecco, questa è la mia sensazione. Grazie per essere stato con noi.